Va bene, eccoci qua ragazzi, sono sempre Ivaldo e quest'oggi siamo in un mio nuovo video, in un mio nuovo unboxing e come avrete potuto leggere dal titolo, questo si tratta di un doppio unboxing di due videogiochi che in realtà non volevo comprare, ma alla fine, per puro caso, alla fine sono riuscito ad acquistare. La cosa strana che avrete letto sicuramente è che ci sta un logicamente Jim da qualche parte, poiché appunto l'ho acquistati da Adam, alias logicamente Jim, e quindi mi sono arrivati i giochi, e i giochi in questione, come avrete potuto leggere dal titolo, sono Resident Evil 6 e PES 13. Ovviamente queste sono le copie che gli danno a lui, le copie promozionali per la recensione. E sono appunto fatte in questo modo, insomma, a molti non piaceranno perché ci avrà promotional copy, not for resale e quest'altro anche. Il dietro è identico, ma andiamo a spacchettare prima di tutto PES. Allora, perché ho preso PES? Sapete che io vado sempre contro tendenza, quindi non mi andava di prendere FIFA, perché ce l'hanno tutti. Quindi ho detto, vabbè, prendiamo PES. Devo dire che avendolo inserito, ho fatto una partita, non è affatto male. Sono state lanciate spalate di merda su questo gioco, però devo dire che invece è un gioco di calcio abbastanza valido. Io non gioco da un sacco di tempo a giochi di calcio, però devo dire, devo ammettere che non è affatto male, PES, insomma, non è come tutti dicono una totale cagata. Ovviamente qui abbiamo il retro in due lingue, 4, 5, non lo so quante lingue. Purtroppo il passo online era stato riscattato, questo mi dispiace un po'. E aprendolo abbiamo il gioco, ovviamente sempre scritto promotional disc not for resale, e il libretto che andiamo a vedere. È un libretto abbastanza, vedete, a colori, abbastanza pienotto, insomma, ci sono parecchie pagine ed è strano, insomma, per un gioco di calcio, stranamente, vedete, in confronto a FIFA, comunque c'è un libretto. Quindi questa era PES e noi lo mettiamo da parte e prendiamo Resident Evil 6, sempre promotional copy not for resale. Dietro abbiamo No Hope Left. Insomma, nessuna speranza rimasta. Appunto, tutto scritto in inglese. Ovviamente i giochi sono interamente in italiano, mi pare ovvio. All'interno, cosa troviamo? Non troviamo il libretto, che tanto non ci interessa, non ce ne frega niente. E abbiamo disco 1 e disco 2, che non so che cosa sia il disco 2. Insomma, ragazzi, questi due giochi li ho pagati 30 € l'uno. E devo dire, è un giusto prezzo per i videogiochi. Molti mi diranno, però guarda che schifo, promotional copy, così, colà. Però, ovviamente andrò da GameStop a prendere in prestito delle copertine nuove da metterli, a prendere in prestito, sì. E, almeno le copertine le avrò normali. Poi l'interno non me ne frega niente del disco come è fatto. Insomma, il gioco è il gioco. Io voglio giocare al gioco, non la copertina. La copertina mi interessa solo la facciata per appunto avere nella mia collezione dei dischi appunto fatti bene. Vedete qua su Resident Evil quasi non si legge, quindi insomma, appare abbastanza brutto. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questo mio nuovo video. Ringrazio logicamente Jim per essere stato, insomma, disponibile, molto anche cordiale nei messaggi. Ringrazio ancora logicamente Jim. Noi ci rivediamo a un prossimo unboxing, un prossimo video, chissà, magari su Resident Evil o su PES. Sicuramente su questi due li farò i video e forse ho già qualche idea. E quindi mettete un bel mi piace, un bel pollice in su, commentate, condividete. Mi sono iscritto anche a Ludomedia, quindi potete trovare il link per aggiungermi agli amici di Ludomedia sul canale, sulle informazioni del canale. Mi raccomando, seguitemi su Facebook, insomma, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!